In questa isola vi sono molti porti. Lungo la costa del mare, senza confronto con quelli che io incontrai tra i cristiani, e poderosi fiumi grandi e buoni, che è meraviglia. Le sue terre sono alte e vi sono molte sierre e montagne altissime, senza confronto dell'isola del centro. Tutte sono bellissime e variatissime, e tutte accessibili, e pieni di alberi di diversissime forme e alti che pare tocchino il cielo, e credo che non perdino mai la foglia, secondo ho potuto giudicare vedendoli tanto verdi e tanto belli come sono in maggio nella Spagna, essendo alcuni in fiore, altri con frutto e altri in diverso termine, secondo la sua qualità. E cantavano il rosignolo e altri augelli di mille specie, nel mese di novembre, e per tutto vi andava. E vi hanno palme di 6 o 8 specie, stupende a vedersi per la loro variatissima bellezza, e vi sono campagne estesissime e avi, miele e molta sorta di uccelli e frutta e legumi molto diversi. Nella terra vi sono molte miniere di metalli e avi gente di inestimabile numero. Nella Spagnola sono meravigliose le sierre, le montagne e la pianura e le campagne e le terre tanto belle e pingui per piantare e seminare, per allevare il bestiame di ogni razza, per edificarci di ville e paesi. I porti del mare sono tali a cui non si presterebbe credenza senza vederli, e dei molti fiumi e delle grandi e buone acque, la più parte traggono oro, negli alberi e frutti ed erbe vi hanno grandi differenze da quelle della Giovanna. In questa vi sono molte spezierie e grandi miniere d'oro e di altri metalli. Gli uomini di queste isole e di tutte le altre che ho trovate e prese e di cui ho avuto notizia vanno tutti nudi, uomini e donne, così come le loro madri li hanno dato in luce, tranne che alcune donne si coprono una sola parte con una sola foglia d'erba o un pezzo di cotone che da sé fanno. Essi non hanno ferro né acciaio né armi e non sono adatti a ciò. Non perché non abbiano ben disposta e bella statura, ma perché sono timidissimi, oltre ogni credere. Non hanno altre armi, salvo le armi delle canne, quando sono in semente, al cui capo pongono un bastoncino aguzzo, e non osano servirsene, che molte volte mi è accaduto inviare a terra 2 o 3 uomini a qualche villaggio per aver lingua e uscire verso essi innumerevoli abitanti, e dopodiché li vedevano accostarsi, fuggire così da non guardare il padre al figlio. E questo non perché a qualcuno si avesse fatto del male, anzi, in ogni sito dove io sono stato e ho potuto avvicinarli, ho loro dato di tutto quello che possedeva, così panno come molte altre cose, senza ricevere in cambio alcun
cosa alcuna, ma sono timidi senza rimedio. Vero è che dopo che si rassicurano e perdono questa paura, essi sono tanto ingenui e tanto liberali di ciò che posseggono che non lo crederebbe chi non lo vedesse. Chiedendo loro cosa che abbiano, giammai dicono di no, anzi incitano la persona a domandarla e mostrano tanto amore che darebbero i cuori e chiedendo loro vuoi cosa di valore vuoi di poco prezzo, subito per qualsiasi bagatella che loro si dia in cambio, sono contenti. Io proibii che si dessero loro cose civili, come frammenti di stoviglie o pezzi di vetro rotto e capocchie di spille. Quantunque, quando essi potevano ottenerle, paresse loro di avere la miglior gioia del mondo. Che sono certo un marinaio, per una spilla, aveva avuto oro del peso di 2 castellani e mezzo, e altri per altre cose che valevano molto meno, e specialmente per bianchi nuovi, davano tutto quanto possedevano. Fossero anche 2 o 3 castellani d'oro e 1 o 2 misure di cotone filato. Persino prendevano i pezzi degli archi rotti delle botti e davano quel che avevano come bestie, in guisa che mi pareva male. Io lo vietai e davo loro 1000 cose graziose e buone che io portava perché acquistassero amore. E procedendo così si faranno cristiani, inchinevoli all'amore e servigio delle loro altezze e di tutta la nazione castigliana, e disposti ad aiutarci dandoci di quelle cose che posseggono abbondantemente e che a noi sono necessarie. Essi non conoscono nessuna setta né idolatria, tranne che tutti credono che le forze e il bene risiedono in cielo, e credono molto fermamente che io con queste navi e genti sia disceso dal cielo e con tanta convinzione mi ricevevano in ogni luogo dopo aver perduto il timore. E ciò non procede perché siano ignoranti, anzi sono di sottilissimo ingegno, sicché navigano tutti quei mari e sorprende l'esatta ragione che danno di tutto, tranne che non videro mai gente vestita né simili navigli. E subito che giunsi alle Indie, nella prima isola che trovai, presi per forza alcuni di essi perché apprendessero e mi dessero notizia di quello che vi era in quelle parti. E così avvenne che subito intesero e noi essi, e per voce e per segni, e questi hanno giovato molto, ed anche oggi di che li conduco meco, durando sempre essi nella credenza che vengo dal cielo, per quanto abbiano trattato con me, e questi erano i primi a proclamarlo ovunque io giungeva.